benvenuti alla prima puntata del 2012 di Onda Giallo-Verde, programma di approfondimento sul Volturno e sulla pallanuoto più in generale, sulla piattaforma di sportcasertano.it e sportcasertano TV. Partiamo subito con la notizia in pratica di questa settimana, cioè la vittoria nella prima giornata di campionato in Serie B per il Volturno di Marco Fusco. Abbiamo proprio il mister della squadra maschile e anche Salvatore Napolitano, vicepresidente del Volturno e allenatore del Volturno e non del Bologna, come abbiamo detto nella penultima puntata. Non si può mai sapere. Dicevamo, vittoria per 12-10 nella trasferta da Cireale per il Volturno maschile, una gara che è stata sempre o quasi controllata dagli spartachini. Andiamo a vedere però prima di tutto quali sono i risultati di questa prima giornata nel girone 4 di Serie B, a cominciare da Rarinantes Napoli, Cus Palermo 9-7, Bari Nuoto Rarinantes Taranto 30-5, Tubi Sider Cosenza, Strano Light Waterpolo Catania 12-10, ovviamente Pozzillo Volturno 10-12, Sicilia Service Palermo, Enzo Grasso Siracusa 14-11, quindi una classifica vede Bari, Palermo, Volturno, Cosenza, Rarinantes Napoli a 3, poi le altre a 0, nessun pareggio. Il secondo turno invece, sempre come possiamo vedere dalla grafica, ci sarà il derby, l'unico derby del girone 4 per quanto riguarda la Campania, con lo scontro tra Volturno e Rarinantes, Enzo Grasso Bari Nuoto, Catania Sicilia Palermo, Cus Palermo Cosenza e Taranto Polisportiva Pozzillo. Allora, volevamo partire con, come è giusto che sia, con i maschietti. Da mister Fusco volevo una sua opinione su come è stata la gara e come ha visto i suoi ragazzi in acqua. Ma la gara è stata una classica gara, diciamo, di trasferta. Diciamo, un po' tutte le gare in trasferta quest'anno saranno abbastanza dure. Diciamo, la parte più dura è stata proprio l'inizio, diciamo, rompere il ghiaccio, visto una squadra soprattutto il primo tempo abbastanza contratta, era anche normale come cosa, però poi fortunatamente nel corso della gara man mano ci siamo sciolti fino a, diciamo, a gestire abbastanza bene la gara. Si è partiti con un gap di due gol. Sì, siamo partiti sul 2-0 per loro, però fortunatamente facendo, diciamo, diversi errori che solitamente errori difensivi che solitamente non commettiamo, però poi dopo ci siamo rimessi in carreggiata. Con comunque una buona prova, soprattutto nella prima frazione di Forcelli, che ha fatto pareggiare, sì, in pratica. Però comunque, diciamo, anche i giovani hanno... Sì, è sempre io preferisco fare sempre un discorso di squadra. Più generale. Se qualcuno si mette in evidenza è anche grazie al lavoro degli altri. Anche degli altri. Però dicevamo prima di questa partita sulle pagine di Sport Casertano c'era questa temeva un po' un poco di emozione da parte dei più giovani, invece hanno dimostrato comunque nel corso della gara di essere comunque all'altezza della categoria. Ma sì, sicuramente sono ragazzi anche i più giovani, sì, chiaramente abbiamo puntato su di loro perché sicuramente hanno possono darci una grossa mano quest'anno. Al dirigente napoletano invece, Napolitano, volevamo chiedere questo Volturno che torna dopo, sembra, 4 anni in Serie B, aspettava una vittoria in trasferta, sì. E cosa si aspetta comunque dal proseguo della stagione? No, vabbè, ce l'auguravamo, poi come ha detto Marco tutte le partite quest'anno sono difficili perché comunque andare a giocare in campi come quello di Acireale non è facile. Credo che il livello più o meno sia questo qui di quella partita che abbiamo fatto noi, un pochino qualche squadra sicuramente avrà qualcosa in più della Cireale, qualche squadra avrà qualcosa in meno. Però ho visto un buon Volturno, siamo stati capaci di... potevamo chiudere secondo me un po' prima la partita, che abbiamo avuto 3 volte l'opportunità con più 3, per 2 volte siamo stati raggiunti. Però credo che, insomma, siamo sulla buona strada.
una però squadra forse facendo pure rincorrere la squadra avversaria si è stancata un po' prima del, sì, vabbè, del tempo. No, non è tanto stancare per prima del tempo, il problema è che quando giochi in un ambiente così caldo, perché la piscina di Acireale era sotto un pallone presso statico dove c'era veramente pochissimo spazio vitale sia per l'arbitro, penso anche che per chiamandosi piscina delle terme, penso, vabbè, a parte il calore, il clima era anche penso che la panchina nostra e la loro panchina era quasi sulla linea dei 4 metri dal lato opposto all'arbitro. Sul lato corto c'era il pubblico che, devo dire la verità, era numeroso e anche rumoroso, per cui farsi recuperare, l'arbitro poteva un poco subire, come ha subito un poco, l'influenza del pubblico, potevamo correre il rischio di non portare a casa una vittoria che avevamo ampiamente meritato. E invece a mister Fusco volevo chiedere cosa deve migliorare ancora questo Volturno, vabbè che è ancora presto, poi vedremo nelle prossime giornate, però cosa non è piaciuto invece? No, vabbè, chiaramente non mi è piaciuto l'impatto iniziale, diciamo, sulla gara, e poi ripeto, abbiamo commesso degli errori difensivi che solitamente non facciamo, quindi diciamo su questo aspetto qua soprattutto dobbiamo lavorare, però alla prima ci può anche stare. Mister, invece una piccola domanda di mercato, ci eravamo lasciati con qualcuno che era andato via, invece ci potrebbe essere un ritorno di Colucci, mi diceva nei giorni scorsi, sì, la possibilità? Sì, ha ripreso ad allenarsi, quindi molto probabilmente, forse già sabato potrebbe essere convocato, però stiamo valutando, perché chiaramente le condizioni fisiche non sono ancora al top, non sono le migliori. E invece gara di sabato in casa, la prima casalinga, ci sarà tanto pubblico sugli spalti, ma vabbè, c'è il derby, quindi una gara infatti, difficile. Il derby è sempre derby, cioè come tutti i derby penso in ogni sport, diciamo, fa un po' una storia a sé, un po' una partita a sé. È chiaro che noi cercheremo di metterci il massimo e dare il massimo delle nostre possibilità, però comunque andiamo ad affrontare una squadra che comunque ha ottenuto un ottimo risultato sabato scorso. Sono due squadre di categoria, però molti danno la Rarinantes come la vera outsider rispetto poi a Bari e Waterpolo Palermo, almeno per la promozione. Sì, anche se adesso è ancora un po' presto, perché praticamente è la prima giornata, diciamo, è un po' tutto da vedere praticamente. Mister, invece, io purtroppo devo fare sempre la solita domanda. Risultato secondo lei della partita, pronostico per la partita di sabato? Cuore diviso a metà, ricordiamo. Lo sai, io ti do sempre la stessa risposta. Sì. Da dirigente, bravo a fare pronostici, non becco mai, anche quando. No, però una cosa è farlo da allenatore, una cosa è farlo da. Ma credo che sono preso in ugual misura. Nel senso che o dirigente o allenatore sono una componente del Volturno e quindi come tale cambia pochissimo, quasi nulla. Credo che noi abbiamo tutte le possibilità per fare una buona gara, probabilmente ancora non conosciamo bene gli avversari e probabilmente non ci conosciamo ancora bene noi stessi, perché è una squadra che è stata un poco, voglio dire, ringiovanita, molti elementi nuovi. Ma credo che abbiamo tutte le possibilità, tutte le carte in regola per poter fare sicuramente una buona gara, una buona prestazione e almeno sfatare questo zero in vittorie casalinghe del Volturno come società generale in casa. Ah sì, infatti. Sfatato solo dai settori giovanili. Dai settori giovanili che stanno andando comunque abbastanza bene. Cosa che non è scontata, soprattutto per un Volturno che ha costruito negli ultimi anni un settore giovanile. Costruire i settori giovanili, come ben sapete, è difficilissimo. È difficile. Ci vuole tempo, ci vuole tanto lavoro, tanto impegno. Diciamo che una prima fase del lavoro è stato fatto anche abbastanza bene, c'era cioè quello di creare il numero. Ora adesso anche con la collaborazione che abbiamo con lo Sporting Napoli abbiamo ben 4 squadre al maschile e ben 4 squadre al femminile, ed è chiaro che adesso bisogna invece passare in campagna è tanto avere è tantissimo 8 squadre. Credo che forse giovanile. Siamo la squadra che ha più squadre che, perché credo che Canottieri, Posillipo, Acquachiara, forse l'Acqua Chiara, non so se fa tutte le squadre giovanili femminili, però credo che insomma siamo perché fra le prime. Anche l'Under 13, e adesso, ripeto, dovremmo lavorare invece su quello che è un po' l'aspetto più qualitativo, che poi dovrebbe essere la seconda fase e poi la terza fase.
grazie anche alle ragazze tipo Daria Starace che ci sta mettendo lo staff tecnico nostro è composto da tutte le ragazze della squadra, da Serena, da Daria, Alessandra, Cinzia, Vanessa, che a vario titolo collaborano. Poi c'è, ripeto, la collaborazione con Marco e con Francesco Perfetto per quanto riguarda due squadre dei settori giovanili maschili, e credo che stiamo lavorando su buoni livelli. Poi. Posso dire a titolo personale, casomai avere in porta Perfetto per l'Italia ieri era meglio rispetto a Passorino nei primi, almeno nel secondo tempo, però vabbè, ricordiamo il Settebello che ieri ha perso. Anzi, lunedì sera ha perso con l'Ungheria nella gara di esordio degli europei, ma Settebello non deve chiedere, diciamo, quasi nulla alla manifestazione, in quanto ha già ottenuto il pass olimpico per Londra 2012, e quindi comunque speriamo che la squadra di campagna, già con la Turchia, farà vedere qualcosa di meglio. Andiamo a vedere i marcatori del Volturno maschile. Ovviamente dopo la prima giornata troviamo a 3 reti Forcelli ed Esposito, 2 Pasquariello e Salemme, 1 rete Di Martino e Natangelo. Comunque quasi tutti i giocatori che sono andati a segno già erano in squadra lo scorso anno, quindi diciamo la linea lo zoccolo duro che resiste, mister. No, solo Salemme, diciamo, sì, non faceva parte del... Però è un ragazzo che ha grossi margini di miglioramento, sicuramente. E comunque ha preso questa... È venuto da noi con un grandissimo entusiasmo. Infatti anche sabato ha dimostrato che può tranquillamente far parte del nostro gruppo e darci una grossa mano. A dimostrazione del fatto che il Volturno ha ottenuto un buon risultato ad Acireale, già c'è qualcuno che comincia a preoccuparsi e chiede, soprattutto Dušan Vidović, allenatore del Bari, vecchia conoscenza della pallanuoto di Terra di Lavoro, ex tecnico dell'Assonuoto, già si è, diciamo, un po' informato su quali margini di miglioramento possa avere il Volturno, che ricordiamo è neopromossa dalla C dopo aver vinto il campionato, il girone campano dello scorso anno. Mentre invece ci sono da segnalare i 7 gol di Marco Trocciola, giocatore a quanto pare eterno, nella vittoria di Cosenza contro il Catania, partita in bilico fino agli ultimi minuti, poi i cosentini hanno messo la parola fine sulla gara. Non ci si aspettava un passivo così misero, diciamo, un divario così misero tra il Palermo e Enzo Grasso, però a quanto pare sono partiti un po' con l'emozione anche i palermitani. Ma ripeto, la prima giornata, ripeto, è molto molto particolare, quindi un po' tutte le squadre, comunque una cosa è fare allenamento in questi mesi, una cosa poi è affrontare la gara di campionato, quindi probabilmente anche il fatto di non essere forse concentrati, abituati a giocare, diciamo, le partite, diciamo, può aver portato questi risultati. Nella seconda giornata ci saranno comunque degli scontri abbastanza, cioè, ci sarà un altro derby che sarebbe Catania-Palermo, e qui anche potrebbe uscire qualche cosa di buono, considerando che il Catania dovrebbe essere la seconda squadra della squadra che milita in serie, sì, in Serie A1, diciamo una squadra satellite, e che sarebbe il Nautilus, ex Nautilus a quanto pare, ha cambiato denominazione. E poi c'è uno scontro salvezza tra Taranto e Pozzillo, ma il Pozzillo dovrebbe essere nettamente favorito, dato che le notizie che arrivano da Taranto non sono confortanti. Forse era meglio non ripescare una squadra che era già quasi allo sfascio lo scorso anno. Per quanto riguarda anche un breve sguardo all'altro girone, purtroppo anche l'altra squadra campana, l'Avion Center, ha perso nella prima giornata, quindi Rarinantes e Volturno tengono in alto lo standard della Campania per quanto riguarda la Serie B. Chiudiamo un attimo il discorso della Serie B maschile e torniamo alla 1 femminile, che ovviamente il campionato è ancora fermo, sono iniziati gli europei
di Eindhoven, Sette Rosa che scenderà in acqua, lo potrete seguire su Rai Sport 1 alla fine della nostra trasmissione, quindi alle 8. Vi vedete già onda giallo-verde sulle varie piattaforme tra YouTube, Live Stream, Sport Casertano TV. Poi, dopo una mezz'ora, quando finirà la trasmissione, vi andrete a vedere il Sette Rosa di Fabio Conti. Mister Napolitano, state continuando gli allenamenti, avete vinto il torneo Confsport Italia a Monteruscello, dimostrando di essere comunque in netta crescita, anche se con i carichi di lavoro abbastanza pesanti. Adesso invece inizierà la fase di scarico proprio da oggi. Abbiamo cominciato, diciamo, da venerdì, Sì. perché le ho trovate abbastanza distrutte, per cui ho dato qualche giorno di Qualche festa in giorno più. Per di riposo. cui oggi riprendiamo e riprendiamo con una fase molto più soft rispetto a quella che abbiamo fatto. Come E sarà strutturata? Come allenamenti? Come si poi... No, svolgeranno? credo che faremo tutti i giorni, tranne martedì e giovedì, che faremo il doppio. Quindi credo che ritorniamo a quello che era poi l'organizzazione durante il campionato, chiaramente con carichi di lavoro minori e lavorando più sulla tecnica e sulla tattica rispetto alla preparazione di base. Invece come si tiene alto, diciamo, alta la concentrazione oppure alto il Questo morale quando ci sono quasi 2 mesi? non lo so, questo è un problema grave, però è un problema credo che ce l'hanno tutte quante le squadre, perché chiaramente il campionato è fermo per tutti. Forse le squadre che hanno le giocatrici in nazionale sono un po' avvantaggiate da questo punto di vista, perché le loro atlete comunque lavorano per impegni importanti e quindi dal punto di vista della concentrazione ci sono. Purtroppo paghiamo lo scotto di un campionato fatto in funzione della nazionale, con la speranza che poi la nazionale ci dia le giuste soddisfazioni. Infatti poi vediamo che hanno trovato un escamotage per quanto riguarda la 1 e la 2 maschile, facendo la Coppa Italia allargata, così facendo giocare di più, Ma diciamo, le poteva seconde linee anche, sì, poteva e poi... anche essere questa una soluzione per il femminile, però chiaramente è cominciato il campionato di A2 femminile, Sì, quindi non ci quindi sarebbe non si stato più spazio poteva... per poterlo fare. Ci si doveva pensare prima. Come Esatto, come sempre. sempre, la fine un po' in programmazione pecca. Una mezz'oretta prima. Mentre invece quando è che vedremo una Spartana o Spartachina, che dissi Iondine, in nazionale, secondo... Ma una l'abbiamo a livello giovanile, Sì, che è Maria Maria Giovanna. Giovanna, Io Maria sarò Giovanna. di parte, però io credo che almeno due delle mie giocatrici potrebbero far parte tranquillamente di questo Al momento gruppo. nel giro delle nazionali senior c'è solo la Ghighier, che è un punto fermo della Sì, nazionale francese. francese, sì. Secondo me ci sono due giocatrici che sono di spessore, di qualità, di esperienza, che potrebbero sicuramente essere utili, visto che il tecnico ha fatto anche un tentativo con alcune giocatrici più anziane di altri club, quindi non lo so, però non sono io, è un'altra Sì, persona. qualcuna anche quarantenne è stata chiamata ultimamente in un collegiale, però È stata chiamata la Beghen, la Beghen, esatto. se va bene la Beghen penso che poteva andare benissimo Starace e Balcani. Anche se, a proposito, Begé come sta con la schiena In questo periodo migliorata? di non partite sicuramente le ha giovate. Abbiamo comunque dovuto fare un intervento farmacologico per ridurre l'infiammazione che aveva alla schiena. Sta meglio dal punto di vista della schiena, adesso sta con l'influenza, quindi Ah, quindi non vabbè, ci facciamo mancare niente. ovviamente se qualche prete vuole venire a benedire la Non ci piscina, facciamo mancare niente. non ci facciamo mancare niente. Tra l'altro proseguono le visite dallo sponsor Corpora per quanto Abbiamo riguarda gli fatto il esami primo, sì, posturologici. abbiamo fatto il primo screening di tutte le ragazze, dove abbiamo adesso un quadro sulla loro condizione posturale, con anche dei risultati abbastanza strani, cioè che non ci aspettavamo. Ma adesso lavoreremo su quelle che possono essere le soluzioni tecnologiche della Corpora e avviare la seconda fase, farle lavorare con questi tipi di sussidi ortopedici e vedere poi fra un mese e mezzo che tipo di risultato abbiamo. Anche per i maschietti farete, maschietti, per Sì, modo di dire, farete lo stesso discorso? abbiamo fortunatamente il centro a disposizione, quindi non abbiamo problemi a coinvolgere anche i maschi, anche perché questo fa parte di un progetto un po' più grande di cui mi sto facendo portavoce presso l'Università di Salerno, per cui potremmo fare anche comparazioni con altri tipi di sport, sia al femminile che al maschile. Quindi credo che sicuramente a breve anche i maschietti avranno il primo screening e poi troveremo squadre di pari grado di altri sport per poter fare questo tipo di Tra comparazione. l'altro l'Università di Salerno,
sempre un po' all'avanguardia rispetto alle altre università campane per quanto riguarda l'apertura a novità anche di questo tipo, quindi siamo contenti. Continuiamo con un po' di, diciamo, di gossip, sempre riguardante Valcai, perché suo cognato, Gheorghe Likish, marito di Anna, ha segnato 2 gol contro l'Italia. Abbiamo visto anche su Facebook che lei diceva quanto è forte in uno stato. Fish penso che sia uno dei giocatori più forti ormai da tanti anni sulla breccia. Kemeni forse ha fatto bene a chiamare i senatori. Allora, io credo che a livello di nazionale il commissario tecnico debba chiamare i giocatori più forti. Poi la programmazione per inserire i giovani è un altro tipo di discorso. Ma se fossi io un commissario tecnico chiamerei, a prescindere dall'aspetto anagrafico, chiamerei sempre quelli più forti in quel momento. Certo, non poi si possono portare che... 13 centroboa, però. No, ma poi è chiaro che bisogna tener conto di quelle che sono le nuove leve, i nuovi giovani che si inseriscono, però se c'è un 38enne che il 15 di gennaio del 2012 è più forte del ventenne, non vedo perché debba far giocare il ventenne, non il 38enne. Mentre invece a Marco Fusco chiedo, questa Ungheria fa paura, però il Settebello potrebbe riprendersi in questa competizione, forse anche passando non direttamente dalle semifinali ma dai quarti, perché anche perché il livello è abbastanza alto per quanto riguarda le altre squadre. Sì, sicuramente, anche se chiaramente gli avversari saranno sempre i soliti, la stessa Ungheria, Croazia, Montenegro che è partito fortissimo, la Serbia. Alla fine penso saranno quelle le squadre che poi arriveranno nella griglia finale. Speriamo che l'Italia possa dire la sua, così come l'ha detto ai mondiali. Fa sempre specie però vedere tutte le repubbliche ex jugoslave avere sempre un rendimento così alto. Non ci sarebbe stata storia. Meno male che si sono divise, sennò... meno male che si sono divise. Tra l'altro veramente... anche Serbia e Montenegro si sono divise. Perciò dico, se no sarebbe... È una sola squadra. Battevi però. No, quello sicuramente. Invece il 7 rosa, come dicevamo, esordirà contro le campionesse del mondo della Grecia, un'altra partita abbastanza proibitiva considerando anche il fatto che nelle ultime uscite di amichevoli, Tetis Cup, le azzurrine non sono andate benissimo. Vi avevamo lasciato con 17 atlete convocate nell'ultimo collegiale, poi c'è stata una scrematura da parte del CT Conti e vi andiamo a leggere le 14 definitive che prenderanno parte alla spedizione olandese. Si tratta di Martina Savioli, l'unica rimasta quindi del plebiscito Padova, Allegra Lapi, stesso discorso, l'unica della Menarini Fiorentina, poi Aiello e Tania Di Mario della Veno San Catania, Simone Abate, Bianconi, Cotti, Frassinetti, Gigli, Queirolo, Rambaldi della Prorecco capolista, poi Casanova, Emmolo e Giulia Gorlero della Mediterranea Imperia a chiudere il quadro delle azzurre. Che cominciando da Fusco invece per il 7 rosa come la vedete? Perché è un po' sette, io chiaramente in campo femminile non è che sono molto 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 ferrato, però chiaramente da anche il debutto, sì, probabilmente dovrò debuttare anche in panchina al posto di mister Napolitano. Notizia che non è in anteprima. Spero che possa fare bella figura, perché poi ne giova tutto il movimento della pallanuoto nazionale, quindi io chiaramente non posso fare altro che il tifoso, anche se chiaramente tecnicamente non sono molto ferrato. Ma l'onda lunga dei mondiali di Shanghai si è già arrestata oppure c'è comunque una crescita del movimento in generale, sia maschile che femminile? Questa è una domanda da un milione di dollari. Sì, il movimento sì. io lo vedo sempre più o meno statico, non vedo questa sì, quindi è solo ci sta l'entusiasmo del momento, se la ridono e se la cantano, se la suonano praticamente, se la canta. Sì, perché è stato da soli, la federazione. Abbiamo vissuto il momento bellissimo della vittoria dei mondiali, però poi penso che già dopo un mesetto si era già dimenticata questa cosa, quindi... Napolitano è d'accordo su... Sì, ma non è un problema di onda lunga. Diciamo che la federazione quello che
poteva fare dal punto di vista dell'immagine, credo che l'abbia fatto, nel senso che parecchi campioni del mondo sono intervenuti in varie trasmissioni a vario titolo. Il problema non è solo quello, cioè non basta portare il campione del mondo a una trasmissione televisiva per risolvere il problema della pallanuoto. Credo che bisognerebbe fare un discorso molto più complesso sulle basi, sull'organizzazione, su tutto, per creare di nuovo una base concreta, soprattutto a livello femminile, che è quella più carente in questo momento. Ma invece la Campania sta perdendo la leadership che aveva fino a qualche anno fa? Ma questi sono cicli che secondo me si ripetono e si susseguono nella storia di una regione. Ci sono momenti in cui una regione produce più giocatori, migliori giocatori. È chiaro che la Campania pallanuotistica sta vivendo un momento di crisi economica, credo, molto forte. Cioè società come la Canottieri, che comunque si accontenta di fare un campionato di mezza classifica in A2, la stessa Larinantes che naviga ancora in Serie B, il Posillipo che anche lì si accontenta di lanciare qualche giovane di più. C'è la novità Acqua Chiara che sta veramente dando degli ottimi risultati, però credo che sia un discorso molto più generalizzato. Ti ripeto, secondo me il discorso avrebbe affrontato a livello locale, a livello nazionale, su proprio tutto il movimento, come cercare di spingere al di là della presenza di qualche atleta, di qualche campione del mondo in qualche trasmissione. Parlavamo prima di A1 maschile e di A1 femminile, andiamo a chiudere con questa undicesima puntata di Onda Giallo-Verde, con il prossimo turno che si svolgerà il 4 febbraio. Ricordiamo ancora una volta che si affronteranno Fiorentina e Prorecco, poi il Volturno sarà impegnato a Catania contro le campionesse d'Italia dell'Orizzonte, poi ci sarà Plebiscito Padova, Larinantes Bologna, Larinantes Imperia, Ortigia Siracusa, Messina, Firenze, Pallanuoto. La classifica vede sempre Prorecco al comando con 28 punti, chiude il Messina a 3, Volturno e Bologna accoppiate nella lotta salvezza a 4 punti. Volturno purtroppo ha perso contro il Bologna nell'ultima giornata di andata, ma ci sono stati anche, come dicevamo prima, dei margini di miglioramento da parte di entrambe le squadre. Questo Bologna come lo vede, che ha vinto anche il torneo contro il Firenze? Ma questo bisognerebbe, non ho notizie olandese precise, può darsi che le altre squadre si erano in organico rimaneggiato, non lo so. Comunque chiaramente il Bologna è al pari del Volturno, dell'Ortigia, della stessa Firenze Pallanuoto e del Messina. Saremo le cinque squadre che ci giocheremo la permanenza in A1. Credo che abbiamo tutte e cinque le nostre buone possibilità per raggiungere l'obiettivo. Dipenderà, ecco, dai momenti di maggiore e minor forma, infortuni, squalifiche. Ci saranno ancora delle soste del campionato che condizioneranno ancora lo svolgimento. È chiaro che ogni squadra darà il massimo impegno per portare questi tornei preolimpici, mi sa che sconvolgeranno un po' quei piani anche in vista Final Four oppure ma no? È tutto legato alla qualificazione olimpica, è chiaro. Il movimento deve in questo momento essere di supporto alla nazionale. Secondo il mio punto di vista c'erano altri modi per farlo, però siamo a disposizione sempre a disposizione. Noi ci vediamo ovviamente mercoledì prossimo, facendo un in bocca al lupo ai ragazzi di Marco Fusco, allo stesso Marco Fusco, per la gara interna contro la Larinantes. Noi cercheremo di esserci con le telecamere per farvi un servizio completo poi nella prossima puntata di Onda Giallo-Verde. Da Marco Falco e da Armando Serpe in regia, un saluto a voi tutti e ci vediamo la settimana prossima sempre con Onda Giallo-Verde.